Mysterium Magnum. Sembra che gli alchimisti conoscessero l'ectoplasma già nel XVI secolo e ne parlassero come di una sostanza che consideravano origine di tutta la materia, il vincolo di unione tra lo spirito e il corpo. L'ectoplasma sarebbe stato il Mysterium Magnum di cui parlava Paracelso. E all'ectoplasma si sarebbe riferito Heinrich Currat, parlando del gloriosissimo segreto circa l'esistenza di una sostanza originaria che gli iniziati si trasmettevano ponendo la bocca all'orecchio del compagno. Il primo a menzionare l'ectoplasma fu forse l'alchimista e mistico inglese Thomas Vaughan, trapassato verso il 1666, il quale lo descrisse più volte nelle sue opere e lo considerò la sostanza prima di cui è costituito il corpo dei viventi e che dai viventi può tornare ad emanare. Vaughan scrive nel suo Lumen de Lumine: «Questa sostanza è fredda e passiva, ed è contenuta in molteplici caverne sotterranee, indicando così molto probabilmente gli orifizi del corpo umano dai quali la sostanza scaturisce». E più esplicitamente nella magia adamitica. La sostanza prima è una linfa torbida, una specie di molle creta raffinata, o piuttosto dovremmo dire che appare come una massa viscida, spermatica, viscosa, impregnata di tutti i poteri celesti e terreni. Nota 3. Paracelso. Von Hohenheim, Teofrasto Bombasto, 1493-1541, si definì Paracelso, in onore del medico romano Celsus, vissuto nel primo secolo. Medico e filosofo, fu sostenitore della dottrina del macrocosmo e del microcosmo. Paracelso credeva che le forze del firmamento influissero fisicamente e psicologicamente sull'uomo e che questi dovesse usare certe scienze per individuare e realizzare Dio in lui. Tra queste scienze primeggiava la magia intesa come organizzazione dell'energia pensiero. Nota 4. Currat Heinrich, 1502. Medico, alchimista e filosofo ermetico tedesco. Pervenne all'iniziazione quando aveva 40 anni. La più conosciuta delle sue opere è Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, Anfiteatro dell'Eterna Saggezza, pubblicato per la prima volta nel 1598. La divisione del suo libro è settenaria, come sette sono i gradi dell'iniziazione alla filosofia ermetica. Dell'Anfiteatro furono fatte varie edizioni arricchite di tavole incise, e l'opera rimane tra le più caratteristiche della letteratura ermetica. Continua.